Oreste Ghinelli è stato tra gli uomini più significativi del Novecento aretino? Sì o no? Oreste Ghinelli è nato 100 anni fa? Sì. Bene, a tutte queste risposte, e se tutte queste risposte sono affermative, bene ha fatto questa Presidenza del Consiglio a promuovere questa iniziativa. Nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo l'evento per celebrare e commemorare la figura di Oreste Ghinelli, padre dell'attuale sindaco di Arezzo, nonché avvocato, ex consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano che in gioventù aderì alla Repubblica di Salò, fuori da Palazzo Cavallo, una manifestazione di protesta. Ora, qui siamo sotto il comune Piazza della Libertà. La libertà, questa parola che probabilmente non avrebbe senso se non l'affiancassimo all'altra parola che a noi piace, liberazione. Quindi per noi gli uomini illustri sono tutti coloro che hanno lottato per la liberazione, perché senza liberazione non c'è libertà. Un appuntamento che è diventato così un caso politico. Io ho rispettato e rispetto sempre il pensiero di tutti i cittadini, e mi aspetterei che altrettanto fosse fatto dai cittadini che hanno appartenenza diversa a quella che ho io e che ha avuto mio padre, che comunque viene ricordato perché è stato, come giustamente lei ricordava, per 35 anni in Consiglio Comunale e ha preso parte a quel Consiglio Comunale facendo interventi in certe occasioni e in certa misura anche riuscendo a modificare certe scelte che le amministrazioni di centrosinistra o di sinistra facevano a quel tempo. Sulla questione sono intervenuti anche alcuni docenti aretini che hanno preso carta e penna per scrivere una lettera aperta alla cittadinanza. Come docenti della scuola repubblicana scrivono: siamo chiamati ad insegnare i valori democratici espressi dalla nostra Costituzione, a cominciare dal valore dell'antifascismo e della cultura della legalità. Vorremmo dunque capire in che modo il nome di Oreste Ghinelli dovrebbe essere citato nelle attività educative rivolte ai giovani nel contesto della scuola pubblica italiana.